al secondo posto tra i 5 buoni motivi per non risparmiare. Questa è elementare, questa è facilissima. Questa proprio viene da sé, uno guarda e la dice. Giuliacci. Che vuol dire Giuliacci? Beh, sono le previsioni del tempo. Appunto. E allora qual è il secondo? Per prevedere. Allora. Oi là, no. Gli si sono contattati, si sono parlati? Si sono parlati, sì, si sì, sono sì, parlati, no, si sono parlati. Che si sono detti? Si sono detti che si sono detti? Lei li ha potuti ascoltare mentre si parlava, no? Sì. Zitti, sentiamo. Zitti che si parlano i neuroni di Laurenti. Zitti tutti, Perbacco, che hanno detto? Ma parlano di quello che vedono o sono pettegolezzi che fanno? Su, cosa? Che no, ha detto che sei un po' deficiente, mi ha detto. Detto da loro, non è un'offesa. Che cos'è? Allora, se io saprò. Se io saprò, se no non le guardo le meteorologiche, no? Allora, se io so che domani è brutto tempo, mi preparo, per esempio, non risparmio, perché domani magari c'è il sole, e allora lascio la macchina. E non voglio spendere soldi con la macchina, vado a piedi, o se no prendo la macchina, perché tanto non devo risparmiare. E quindi mi faccio Roma-Milano, anche se non devo a Milano, che c'è da fare? Però col fatto che... che è bel tempo. Io l'ascolterei per delle ore, però mi sta c'è una prolassi dello scroto. Allora, che cos'è? Che cos'ha la caratteristica principale delle previsioni del tempo? Principale, qual è? È quella della perché il tempo com'è? Il tempo può mutare da e quindi da... è? È mutante, c'ha le branchie pur essendo cambia, esatto, è? È instabile. Come si dice? È variabile. Oh, che diceva Lorenzo? Chi è Lorenzo? Poi chi è Lorenzo? Lorenzo. Il magnifico. Bravo. Il tempo passa e passano le ore. No! A parte quello era Alex Britti. Giovanotti. Quello era Alex Britti. Io parlo di Lorenzo. Giovanotti. Chi è Giovanotti? Lorenzo Giovanotti. Ma Lorenzo il magnifico, che è Lorenzo Giovanotti? Lorenzo Giovanotti. Io Lorenzo Giovanotti lo conosco, è magnifico. Certo. Lorenzo il magnifico, che cosa cantava nei suoi celebri versi? Quanto è bella la luna piena. Ma dai, su, lo sa tutto il mondo. Quanto è bella giovinezza. Vabbè. Che si fugge. Vabbè, tu la sai tutta, lo so. Vai, poi... Vabbè, ma ormai me lo deve dire lei! Scusi, un buon motivo per non risparmiare, quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto il sia? Quel ladro di Maria, chi non è spia. Chi? Il ladro di Maria. Il ladro di Maria? Sì, chi non è spia, che fugge e fuggi via. Quella... Scusate, ma io non l'ho mai detto in tante puntate. Sono 3 anni che lo facciamo, io non ce la faccio più. Ma che c***o sta a dire? Ma cosa dice? Chiedo scusa, ma c'era come lo Stromboli qua dentro da 3 anni. Ma cosa dice? Prendi Maria, pigli il ladro e fuggi via. Ma da che pianeta ciccia lei? Ma io neanche l'avrei mai detto se non me l'ha chiesto. L'ha detto Lorenzo, è De Lorenzo. Cioè, ho capito, ma non mi permetto di dire che sono l'unica che ha detto. Chi vuole essere lieto il sia? Del domani non v'è certezza. Non v'è più via. Che... Ma perché ne dice un'altra lei? La rima non c'è, la rima, no, come l'ha detta... Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto il sia, del domani non v'è certezza, quanto è bella giovinezza. Qual è il secondo buon motivo per non risparmiare? Perché? Perché del domani non v'è certezza. Perché del domani non v'è certezza. Perché del domani non v'è certezza. Adesso mi raccomando, tutti buoni, per favore, tutti tranquilli. Al primo posto, tra i buoni motivi, che c'è avuto un brivido di morte? No, che? C'ho un singulto, si chiama, solo in Europa. Non c'è è l'unico in Europa? Non ce l'ha nessuno, perché è un, come si dice? Non lo so, ce l'ha lei. Allora, il ruttino... È una sintesi tra rutto e singhiozzo. Allora, il rutto... Ha fatto una crasi biologica. È perché è così, il singul... È meglio avere o un rutto o un singhiozzo. Interessantissima questa cosa, seguiteci, adesso parte anche il filmato a riguardo. Perché uno è fuori...
capito? E uno è dentro. Uno è fuori e uno è dentro. Cioè, il rottino emette aria fuori, il singhiozzo invece è ritroso, cioè entra dentro. Sì. Io ho il singulto, che è un rutto al contrario. E mi viene un fischio. Capito? Col fischio! Perché invece di uscire il ruttino mi rientra dentro. E quindi ha avuto un brivido. È italiano, è singulto. No, sì, è italiano, singulto, dico. E non sapevo. Mi viene quella cosa lì. Che lei fosse vessato da questa cosa. Al primo posto tra i buoni motivi per non risparmiare. Beh, è carino da morire. Ma fatene. Allora, cosa sta facendo il cinghialotto? Beh, qui sta in attesa. No! Sta facendo una cosa molto particolare, tipica. Si sta prudendo. No, cioè, veramente il prurito è indotto, non ce lo riusciamo. Si sta grattando le natiche. Allora si sta grattando, cioè gli va. Vicino, peraltro, in questi mammiferi, c'è anche. Un'ortiga, un. C'è anche. Beh, certo, c'è l'organo riproduttivo. L'organo riproduttivo. L'animalotto. Quindi se sta a fare. No, sto cercando di capire. Per favore. No, perché. Sta dando. Comunque gli piace. E allora qual è il primo buon motivo per non risparmiare? Perché ci piace. Ma che ci frega! Ma che. Perché? Qual è il primo buon motivo per non risparmiare? Per. Massiva. Ma sì, non risparmiamo poi su queste cose. E allora per. Per. Ma. Ma per. Ma sì. Yes. Lo facciamo tutti insieme? Lei parte sempre per l'orgetta. Ragioni su di sé. Cioè. Per goderne. Per godere mio. Non lo fa per piacere mio, ma per dare un figlio a Dio. Per godere dentro. E poi. Ma lei già c'ha il singulto, scusi. No. Mi fai pernacchi. Per godersi appresso. Chi è che si gode appresso? Cioè lei gode, all'improvviso si passa davanti così si gode appresso. No, per godersi tutto. La pensi al femminile? Per godersela tutta. Per godersela. Per godersela! Per godersela! Oh, bene! Voglio ringraziare Stefano Di Battista e il suo Jazz Quintet. Grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Domenica prossima saremo ancora qui. Grazie col senso della vita. Bravo! C'è il singulto col brivido.